Quindi, oggi spieghiamo l'imperativo medio passivo. L'imperativo, anche in questo caso, anche nella forma del medio passivo, partiamo dal tema del presente. Quindi, vogliamo prendere il verbo lego. Quindi, leg, questo è il tema del presente, e aggiungiamo alla vocale, la vocale tematica leghe, so. Il sigma intervocalico cade tra epsilon e omicron e quindi abbiamo l'esito legu. Quindi le desinenze sono so, sto, ston, ston, ste, ston, legeso, legesto. Legeston. Legeston. Legeste. Legeston. Vediamo se lo possiamo scrivere qua. Legeston o legestosan, eh? Qui non c'entra più, però ce l'avete anche sul libro, ci avete la flessione di liuo, liu, liuesto, liueston, liueston, liueste, liueston o liuestosan, eh? Quindi c'è nella terza persona plurale la forma alternativa. Quindi per isolare le desinenze sono so, sto, ston, ston, ste, ston. Va bene? Quindi la vocale tematica è sempre e. È sempre epsilon, quindi legeso cade il sigma intervocalico e diventa legu, e questo è il motivo per cui non avete so, ma avete u. Quindi teoricamente lo potreste dire anche legeso, legesto, ma la forma non contratta non la trovate quasi mai. Quindi, cioè, insomma, nei testi che leggiamo, quindi si trova la forma legu oppure liu, secondo il verbo. È vero, no? Perché ho visto i due. Allora, adesso passiamo a un altro argomento, cioè quindi guardiamo l'aggettivo femminile che funziona come in latino. Quindi tra gli aggettivi della prima classe, anche in latino abbiamo visto gli aggettivi della prima classe, quindi ci sono aggettivi in greco a tre uscite, esattamente come in latino. Uno, una uscita per il maschile, una per il femminile, un'altra per il neutro. In greco non abbiamo studiato ancora la seconda declinazione, quindi vediamo comunque l'aggettivo femminile che segue la prima declinazione dei nomi in alfa lungo o puro o impuro. L'aggettivo ha sempre, il femminile ha sempre la terminazione in alfa lungo, quindi può uscire o in alfa o in eta. Va bene? Allora facciamo un esempio. Prendiamo l'aggettivo dikaios. Quindi chiaramente quello che noi conosciamo è la terminazione femminile di Kaia, perché abbiamo detto che questo alfa è lungo, quindi se l'accento va comunque sulla penultima sillaba. Naturalmente, se io trovo di Caia, per esempio, è di Caia psiche, l'anima giusta. Dikaios significa giusto in greco, no? Quindi è di Caia psiche. Naturalmente, io per cercare l'aggettivo a tre uscite, devo andare a cercarlo con la terminazione della seconda declinazione, cioè quella che nell'aggettivo corrisponde al maschile. Os, che è esattamente corrispondente al latino us, eh? Justus,
iusta, iustum, ok? Quindi il latino è questo, iustus, iusta, iustum, dove us, voi sapete, nella seconda declinazione latina ci sono sia parole maschili che femminili, pure nella seconda declinazione greca, però nell'uscita dell'aggettivo, l'uscita in us in latino e in os in greco, corrisponde solo, cioè si usa solo per il maschile nell'aggettivo. Nell'aggettivo l'uscita in os e in us in latino è l'uscita del maschile, quella in a e quindi in alfa è quella del femminile, quella in um e quindi quella in on è quella del neutro. Va bene? Quindi se io voglio dire l'anima giusta e poi lo declino normalmente secondo le regole della prima declinazione. Quindi possiamo provare a declinare il singolare, per esempio. Quindi è di Caia Psiuchè, tes di Caias. Chiaramente mi trovo con un sostantivo in eta, tes di Caias Psiuchès. Di Caia, psiche, ten di Caian, psiuchen, poi o di Caia, lo scriviamo qua perché non ci va. O di Caia, psiuchè, il vocativo. Va bene? Quindi non c'è assolutamente nessuna differenza, niente da capire. Naturalmente, se mi trovavo con un sostantivo in alfa, accompagnato all'aggettivo in alfa puro, naturalmente avevo le terminazioni tutte in alfa. Singolare, eh? Come così al contrario, cioè se io mi trovo con un aggettivo in alfa impuro, per esempio, taumastos, in dikaios, alfa era preceduto da iota e quindi era alfa puro e quindi ho avuto un aggettivo che usciva in alfa. Vi ricordate? Alfa puro preceduto da epsilon, iota o rho. Se io mi trovo l'aggettivo taumastos, qua la terminazione non è preceduta né da epsilon, né da iota né da rho. Taumastos e quindi taumaste, taumaston, cioè c'ho l'uscita in alfa impuro, che essendo un alfa impuro lungo nell'aggettivo esce direttamente in eta. È chiaro il concetto? Quindi l'aggettivo può uscire o in alfa o in eta per il femminile. E quindi, facciamo un esempio di pure qua, è taumaste espera. Taumastos significa splendido, meraviglioso, qualcosa del genere. Quindi la splendida sera, la sera meravigliosa. Qua c'ho una parola femminile di prima declinazione in alfa puro. Prima c'avevo psuchè, quindi c'avevo il contrario, quindi in alfa puro, e l'aggettivo però al singolare lo devo declinare in eta. Al plurale, al duale, come sapete, pure i sostantivi in eta si declinano in alfa, cioè il duale e il plurale sono sempre uguali, e quindi pure nell'aggettivo decliniamolo. Eta omastè spera, tes taumastes esperas. Te, taumaste, espera, col dittongo improprio, iota sottoscritto nel dativo, ten, taumasten, esperan, mo, taumaste, espera.
Fino a qua mi sembra che non ci siano, scusa Alessandro, non ci siano difficoltà, no? Quando vado a declinare il duale e il plurale, neppure ci sono difficoltà, però escono chiaramente ta, taumasta e spera. Tain, taumastain. Spera in quindi nel duale, come vi ricordate, anche i sostantivi in alfa e in puro, cioè quelli che al singolare escono in eta, duale al plurale escono sempre in alfa, il duale e il plurale sono sempre uguali e quindi questo succede pure con l'aggettivo. Quindi vediamo il plurale ai tau ma stai e sperai. E spera c'ha lo spirito aspro perché viene da vesper, c'era il digamma prima, esperai, era così, era esper, da cui il latino vesper, il vespro, no? La sera, e quindi caduto il digamma, la traccia della caduta del digamma è lo spirito aspro. Ai tomastai esperai, ton, tau ma ston. Esperon, tais, taumastais, esperais, esper, mi sono persa eta, epsilon, esperais, tas, abbiamo quasi finito, taumastas. Esperas e il vocativo infine o tau ma stai esperai.